La storia della chiesa Senhor Bom Jesus do Portão risale al 1928. La costruzione, iniziata nel 1916, sostituì la vecchia cappella in mattoni e argilla e divenne un tradizionale luogo di devozione per gli abitanti e i fedeli di Portão dell'epoca. 8 anni dopo la sua inaugurazione, il luogo divenne una parrocchia. Fenianos 2000, pagina 26, ricorda che le 4 campane della chiesa, installate nel 1959, provenivano direttamente dalla Germania. Nel 1986, per commemorare i 50 anni di storia, la chiesa è stata ampiamente ristrutturata. La chiesa ha un'architettura eclettica, con alcuni elementi neogotici, come le finestre ogivali e i rosoni. È stata affidata ai sacerdoti e ai fratelli della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe da quando la chiesa attuale è stata inaugurata nel 1928. Gli Oblati di San Giuseppe si dedicano all'educazione cristiana dei giovani e alla devozione di San Giuseppe. Vedendo la necessità di una migliore istruzione nella regione, padre Giao Bagozzi, parroco della chiesa Senhor Bom Jesus do Portão, decise di aprire una piccola scuola accanto alla chiesa, battezzata dell'Immacolata Concezione. Le prime lezioni si tennero nel febbraio 1955 e l'anno successivo lo spazio fu ampliato. Nel 1960, mentre la scuola continuava a crescere, padre Bagozzi morì. Il suo sostituto, padre Dario Zampier, continuò ad ampliare lo spazio, che fu completato nel 1963. In quell'anno fu inaugurato il ginnasio padre Giao Bagozzi. Nel 1973, il ginnasio e la scuola dell'Immacolata Concezione furono fusi per formare il Collegio Bagozzi. I primi sacerdoti della congregazione giunti in Brasile lasciarono il porto di Genova nel settembre 1919 e sbarcarono a Rio de Janeiro il 7 ottobre. Dopo alcuni giorni di permanenza nell'allora capitale, partirono per Curitiba, dove arrivarono il 17 ottobre. Il 17 gennaio 1920 ricevettero ufficialmente il loro primo campo di lavoro, la città di Paranagua. La chiesa contribuì anche allo sviluppo del quartiere. La parrocchia Senhor Bom Jesus do Portão si trova in Rua João Bettega, all'angolo con Avenida República Argentina, in piazza Padre João Bagozzi, in riferimento all'importanza del parroco per il quartiere Portão.